Incomincio soltanto con dei flash introduttivi per contestualizzare la nostra tematica. E quindi noi lavoreremo questa mattina sul libro dell'Esodo, vedete sulla lavagna, sullo schermo, e questo libro praticamente è composto, diciamo, da tre parti, possiamo dire così. Allora, avete la prima parte che è situata tutta nell'Egitto, diciamo tutte le vicende hanno luogo nell'Egitto. Avete poi una parte centrale dove il racconto si situa durante la traversata nel deserto, tutti questi anni di deserto, e poi un'ultima parte, molto più lunga, dove l'azione si situa sul monte Sinai, quando Mosè riceve tutte le leggi dal Signore. Bene, allora questo è il nostro contesto grande. Allora noi ci situiamo nella prima parte soltanto, perché io voglio lavorare sui due primi capitoli dell'Esodo, che vengono chiamati il prologo dell'Esodo. E abbiamo qui il testo che noi abbiamo in questo foglietto, abbiamo il primo brano dell'Esodo, quindi Esodo 1:1-7. Ho messo questo titolo, Transizione con il periodo patriarcale, perché è un brano che funge proprio da ponte tra il libro della Genesi e adesso il nuovo libro dell'Esodo. E se uno prende il testo, vede che ci sono molti nomi, quindi c'è una breve genealogia della famiglia di Giacobbe, proprio per accentuare la continuità con il libro della Genesi, che finisce così. Allora, se voi guardate bene quello che è in verde, sottolineato in verde, ci sono 12 nomi che sono i figli di Giacobbe: Ruben, Simeone, Levi, Giuda, Issacar, Zabulon, Beniamino, Dan, Neftali, Gad, Aser e poi un po' più giù Giuseppe. Quindi sono 12. 12 figli, tutti maschi, e curiosamente, qualcuno già se lo sta domandando, dove sta l'unica figlia femmina? Dove sta Dina? Non c'è, non c'è. Non è menzionata, non è che non ci sia stata, ma non è menzionata, quindi non fa niente. 12 figli di Giacobbe, tutti maschi. Quindi il libro incomincia con questa sottolineatura. Guardate qui, nei testi che adesso faremo, ci sono anche 12 personaggi, li possiamo anche contare. C'è prima di tutto, ci sono le levatrici, Sifra e Poa, c'è la madre del bambino, la madre di Mosè, Jochebed, c'è la sorella del bambino, Miriam, c'è la figlia del faraone, ne parleremo, Termutis, c'è la moglie di Mosè, Zippora, e ci sono le 7 figlie del sacerdote di Madian. Allora, se voi fate i conti, vengono fuori 12 donne. Allora, c'è stata una studiosa che con molta, diciamo, astuzia scientifica ha detto, eccole qua, diciamo, la controparte di quei 12 maschietti li abbiamo qui. Sì, 12 figli di Giacobbe, ma qui abbiamo le 12 donne dell'Esodo. Quindi, se non è vero, è ben trovato. Perché la sua teoria è stata molto discussa, ma i numeri tornano. Quindi, 12 donne. Allora, infatti, a partire dal versetto 8, che sarà il testo che adesso studieremo, le donne riempiono la scena. Qualcuno ha detto, è una storia di donne dove gli uomini stranamente sono assenti. Un po' troppo, non è che sono assenti, è che il peso del racconto cade sulle figure femminili.
E un'altra frase interessante che vi leggo dice: senza Mosè non ci sarebbe stata storia da raccontare, ma senza l'iniziativa di queste donne, queste 12, non ci sarebbe stato Mosè. Ed è vero, diciamo, la storia di Mosè è strettamente legata a queste donne, soprattutto alle prime, che hanno un protagonismo più forte, evidentemente. Ecco, allora andiamo a vedere questo testo, il faraone e le levatrici, e lo guardiamo in due momenti. Adesso voi sulla lavagna avete il primo momento, e lo possiamo leggere. A partire dal versetto 8. Allora sorse sull'Egitto un nuovo re che non aveva conosciuto Giuseppe, e gli disse al suo popolo: ecco che il popolo dei figli di Israele è più numeroso e più forte di noi. Cerchiamo di essere avveduti nei suoi riguardi per impedire che cresca, altrimenti, in caso di guerra, si unirà ai nostri avversari, combatterà contro di noi e poi partirà dal paese. Perciò vennero imposti loro dei sovrintendenti ai lavori forzati per opprimerli con le loro angherie, e così costruirono per il faraone le città deposito, cioè Pitom e Ramses. Ma quanto più opprimevano il popolo, tanto più si moltiplicava e cresceva, ed essi furono presi da spavento di fronte agli israeliti. Per questo gli egiziani fecero lavorare i figli di Israele trattandoli con durezza. Resero loro amara la vita mediante una dura schiavitù, costringendoli a preparare l'argilla e a fabbricare mattoni e ad ogni sorta di lavoro nei campi. A tutti questi lavori li obbligarono con durezza. Io ho sottolineato sempre in verde qui il nuovo re, il faraone. Teniamolo in mente, soltanto questo. Passiamo al il testo continua, siccome era molto lungo l'ho diviso. Il re d'Egitto disse alle levatrici degli ebrei, e qui appaiono le prime protagoniste, delle quali una si chiamava Sifra e l'altra Pua: quando assistete le donne ebree durante il parto, osservate bene tra le due pietre, se uno è maschio, fatelo morire, se una femmina potrà vivere. Ma le levatrici temettero Dio, non fecero come aveva loro ordinato il re d'Egitto, e lasciarono vivere i bambini. Il re d'Egitto chiamò le levatrici e disse loro: perché avete fatto questo e avete lasciato vivere i bambini? Le levatrici risposero al faraone: le donne ebree non sono come le egiziane, sono piene di vitalità. Prima che giunga da loro la levatrice, hanno già partorito. Dio beneficò le levatrici, il popolo aumentò e divenne molto forte. E poiché le levatrici avevano temuto Dio, egli diede loro una discendenza. Allora il faraone diede quest'ordine a tutto il suo popolo: gettate nel Nilo ogni figlio maschio che nascerà, ma lasciate vivere ogni femmina. Avete visto le sottolineature, sempre in verde e sempre riguardo la figura maschile di questo uomo, la massima autorità dell'impero, il re d'Egitto, il faraone. Quindi questo uomo così potente ha dato ordine di sterminare tutti gli ebrei maschi del paese, e quindi è stato lui a provocare l'intervento delle levatrici. Ma io voglio sottolineare una cosa: questa massima autorità dell'impero non viene menzionata con il nome. È il re d'Egitto, è il faraone, è il nuovo re, chiamatelo come volete, ma non ha nome, non ha nome. Quindi è curioso questo. In questo racconto le due prime donne che appaiono sono le levatrici, e le due hanno nome, Sifra e Pua. Sifra è molto bello perché viene dalla radice ebrea che vuol dire bellezza, quindi la bella possiamo dire. E Pua ha a che fare con splendore o con giovinezza. Quindi due bei nomi che sono passate alla storia. Allora possiamo
vedere, sono due immagini, però artisticamente rappresentano quei protagonisti. Adesso riveleremo il nome. Sifra e Pua sono quelle che sono. Ma il nostro protagonista maschile è anonimo. È anonimo. Molti studiosi si sono dati da fare per porre nome a questo faraone. E il nome sarebbe quello di Ramses II, è il più probabile. E questa immagine è proprio di Ramses II, ma non ho voluto mettere il nome, ho voluto rispettare la scelta del narratore che parla del faraone. Allora, chiunque sia, il narratore non ha voluto rivelare il nome di questo faraone. E lo sapeva. Certamente che lo sapeva, come tutti noi sappiamo chi è il Presidente della Repubblica, chi è Donald Trump, eccetera, eccetera, lo sappiamo, tutti lo sanno. Però non ha voluto mettere il nome. Perché? Perché non lo meritava, non lo meritava. Quindi il faraone si è dedicato, no, a lottare per la morte, a far sì che questi bambini morissero e a troncare, diciamo, il destino del popolo di Israele. Allora, nella storia vediamo che il faraone onnipotente perde tutto il suo potere davanti a queste due donne, che sono due donne semplici dal popolo, due levatrici che invece lottano per la vita. E di qua il nostro titolo. C'è la forza della morte rappresentata dal faraone e la forza, la dinamica della vita rappresentata da queste due donne. Quindi, secondo il narratore, il faraone non è degno di essere nominato nella storia del suo popolo e perciò egli è presentato come un personaggio senza identità. Questo è molto forte. Immaginiamo che capitasse da noi parlare di Donald Trump, metto lui perché è più così, ma senza nominarlo. Parlare sempre del presidente degli Stati Uniti, del presidente del paese più potente del mondo, dell'uomo, ma non nominarlo. Quindi il nome è molto importante, noi lo sappiamo. Quando non ti chiamano per nome, no? Quella signora lì, no? Quel tizio là, no? Tu hai un nome, e il nome è quello che ti rappresenta e ti dà identità. Quindi anche in questo noi dobbiamo essere molto attenti, no? Perché si può ferire quando si utilizzano certe espressioni. Ma qui c'è tutta l'ironia del narratore. Le levatrici temevano Dio e temere Dio non è compatibile con uccidere i bambini, con uccidere gli innocenti. Il faraone ordina loro di guardare con attenzione il sesso dei neonati, Quando assistete al parto delle donne ebree, osservate quando il neonato è ancora tra le due sponde del sedile per il parto. Se un maschio lo fate morire e se una femmina, che viva, non importa. Ma cosa fecero le levatrici? L'abbiamo sentito. Invece di guardare il sesso dei neonati, dice il testo, temettero Dio. E qui vi voglio far notare un gioco di parole che non possiamo riprodurre in italiano, però in ebraico è molto bello, perché in ebraico i verbi guardare e temere sono molto simili. Guardare si dice ra'a e temere yara, quindi i suoni sono simili, è come in italiano tradurre e tradire, che cambia soltanto qualche lettera. Quindi l'autore, il narratore, sta giocando con questo. Diciamo, il faraone ordina loro di fare una cosa e loro ne fanno un'altra, ma che è molto simile foneticamente. Allora, l'ordine del faraone contiene una discriminazione sessuale che le levatrici ignorano. E perché la ignorano? Perché l'ordine ricevuto va contro la vita. E riflette una struttura di morte che nessuna persona, nessuna donna soprattutto, no, potrebbe mai accettare. Quindi Sifra e Pua danno la vita da una parte, perché è il loro mestiere, lo fanno sempre, però dall'altra hanno, diciamo, il coraggio di disubbidire e di sfidare il faraone con molta sagacità,
Perciò la tradizione ha anche parlato di loro come le donne sagge, quindi levatrici, non perché avevano una cultura, diciamo, speciale o grandi conoscenze, no? Però erano abili nel loro mestiere e hanno saputo vedere che c'era una situazione di pericolo e hanno cercato una via alternativa. E la frase è molto carina, cioè, le ebree non sono come gli egiziani, e non fai in tempo e c'hai il bambino. Allora, vorrei sottolineare infine un particolare che a me mi è molto caro, la solidarietà tra le due levatrici. Sono due che agiscono insieme. E questa solidarietà fra le donne è anche un tratto caratteristico delle donne bibliche. Ci sono molte coppie di donne. Alcune è vero che litigano, però altre si aiutano. Noi lo vedremo nel nostro testo con Miriam, la sorella di Mosè e la principessa del faraone. Ma io vi posso far riferimento a altre donne come Ruth e Noemi, o Maria e Elisabetta. Quindi ci sono altre coppie che si aiutano, o Debora e Giaelle, o Giuditta e la sua ancella. Quindi due donne che si mettono insieme per portare avanti sempre una missione rischiosa. Bene, allora, questo è un valore anche da tener conto, perché forse, facciamo un'ipotesi, una di loro potrebbe aver detto: guarda, stiamo disobbedendo il faraone, cosa ci può capitare, quindi meglio far finta di niente. No, le due, non lo dice il testo, ma il fatto è che le due andavano insieme, non hanno dubitato, hanno preso la stessa decisione, e questo fatto di solidarietà è anche un valore da tener conto. Invece di, diciamo, di litigare tra di noi, unire le forze, e questo è sempre positivo. E il secondo punto che voglio sottolineare è che le due, no, hanno temuto il Signore, hanno avuto timore del Signore. E questo è un atteggiamento molto biblico, è una parola che noi non utilizziamo molto nel nostro linguaggio, però è avere questa, diciamo, questo atteggiamento, no, di rispetto, di venerazione, di saper anche essere consapevoli della distanza. Dio è molto vicino, ma Dio è anche molto lontano. Dice la scrittura che Dio è in cielo e l'uomo è sulla terra, quindi il timore di Dio non è aver paura di Lui, ma è riconoscere che tra il creatore e la creatura c'è una distanza. Non vuol dire che non ci sia comunicazione, ma loro non hanno avuto paura del faraone, hanno rispettato, hanno venerato, no, il Signore, creatore dell'universo. Ma sottolineo anche un altro particolare: le levatrici non erano ebree, le levatrici erano egiziane, e quindi questo aggiunge un valore in più, che le levatrici egiziane, in quel momento di decidere tra la vita e la morte, hanno pensato a Dio, al creatore, e quindi si sono fermate, e quindi hanno lottato per la vita. E questa è anche una ironia del testo, una ironia, è come uno schiaffo al faraone di Egitto. È molto ironico il testo, ma è molto sottile l'ironia, è molto sottile. Riprendiamo adesso il versetto più importante di questo brano. Ogni figlio maschio che nascerà agli ebrei lo getterete nel Nilo, ma lascerete vivere ogni figlia. Questo è il secondo e anche l'ultimo ordine del faraone. È da notare che ambedue gli ordini non vengono eseguiti. Il povero faraone ha fallito. Quindi è come a dire che la parola dell'uomo più importante dell'impero viene presa in giro del narratore. Quindi la massima autorità burlata. Il versetto è importante perché ci offre lo scenario dove si situerà l'azione principale di tutto il nostro brano. Ce l'avete qui. È una immagine molto bella del fiume Nilo, che percorre dal nord al sud tutto l'Egitto. Lo scenario è il fiume Nilo.
Senza il Nilo non si possono capire le azioni della madre e della sorella di Mosè. E vi posso anticipare qualche cosa. Se ricordate Esodo 15, già, quando il popolo è passato il Mar Rosso, ha vinto gli egiziani e Miriam e le donne cantano il bel cantico che noi cantiamo la notte di Pasqua, ringraziano Dio perché il Signore ha liberato, quindi lo scenario è lo stesso, è sempre il fiume Nilo, è l'acqua. Un'acqua che può essere situazione di vita, ma può essere anche situazione di morte. Quindi per dire che anche la vita di Miriam è sempre accompagnata di questo scenario del Nilo. E concludo questa prima parte con una frase molto divertente di una studiosa americana che dice così: cioè, se il faraone avesse intuito il successo dell'azione realizzata dalle levatrici, il suo decreto sarebbe stato diverso. Egli avrebbe ordinato alle levatrici di uccidere tutte le figlie degli ebrei, perché le figlie sono pericolose, per loro erano superflue, inutili, sì che vivano le figlie, non danno fastidio, no? Importanti sono i maschi, cioè, no, cioè, perché sono le figlie che adesso porteranno avanti la storia. Allora, andiamo avanti, seguiamo con l'altra parte del testo che analizzeremo con dettaglio. Con dettaglio. Un uomo della famiglia di Levi andò a prendere in moglie una discendente di Levi. La donna concepì e partorì un figlio. Vide che era bello e lo tenne nascosto per 3 mesi. Ma non potendo tenerlo nascosto più oltre, prese per lui un cestello di papiro, lo spalmò di bitume e di pesce e vi adagiò il bambino e lo depose fra i giunchi sulla riva del Nilo. La sorella del bambino si pose ad osservare da lontano che cosa gli sarebbe accaduto. Ora la figlia del faraone scese al Nilo per fare il bagno e mentre le sue ancelle passeggiavano lungo la sponda del Nilo, ella vide il cestello fra i giunchi e mandò la sua schiava a prenderlo. L'aprì e vide il bambino. Ecco, il bambino piangeva. Ne ebbe compassione e disse: «È un bambino degli ebrei». La sorella del bambino disse allora alla figlia del faraone: «Devo andare a chiamarti una nutrice tra le donne ebree perché allatti per te il bambino?» «Va», rispose la figlia del faraone. La fanciulla andò a chiamare la madre del bambino. La figlia del faraone le disse: «Porta con te questo bambino e allattalo per me, io ti darò un salario». La donna prese il bambino e lo allattò. Quando il bambino fu cresciuto, lo condusse alla figlia del faraone. Egli fu per lei come un figlio e lo chiamò Mosè, dicendo: «Lo tratto dalle acque». E ci fermiamo qui, perché questo è il brano sul quale mi concentro. Siamo all'inizio del capitolo secondo e di nuovo il nostro testo incomincia con un tocco d'ironia. Perché? Perché il faraone voleva togliersi, quindi uccidere tutti i bambini, lasciare le figlie, ma adesso la storia incomincia proprio con una di queste figlie. E non soltanto incomincia con una di queste figlie, ma continua anche con un'altra figlia, la figlia del faraone. Io ho sottolineato più avanti, ma riteniamo ancora questo qui, che il testo ha detto: un uomo della famiglia di Levi andò a prendere in moglie una discendente di Levi, una figlia di Levi. Quindi abbiamo una figlia di Levi e poi avremo la figlia del faraone. Allora io vi propongo di guardare con attenzione queste due figlie. Abbiamo una figlia di Levi, Jochebed, anche se il nome non c'è nel nostro testo, ma c'è in altri testi della Bibbia, la mamma di Mosè,
E poi abbiamo la figlia del faraone che si chiamava probabilmente Termutis, anche se il nome non c'è. Questi sono i due personaggi, che io li definisco così, due figlie e anche due madri. Adesso lo vedremo. Quindi la prima figlia menzionata nella storia è una figlia di Israele. Si tratta della figlia di un levita sposata con un uomo della famiglia di Levi, una tribù specialmente coinvolta nell'insegnamento della Torah. Quindi l'autore si riferisce alla madre di Mosè come figlia di Levi. È un po' strano, dice, forse sarebbe meglio dire una donna della casa di Levi o la moglie della casa di Levi, ma riferirsi alla mamma di Mosè come figlia, c'è qualcosa lì. Questa donna appare sempre in maniera anonima, non ha nome, sempre, è la madre del bambino, non sappiamo il nome, ma noi sappiamo che si chiama Jochebed, come io ho detto prima, perché se andate a vedere Esodo 6, versetto 20, o il libro dei numeri 26-59, lì trovate il nome. E Jochebed in ebraico significa Dio è gloria, Dio è forza, è un nome molto bello, viene da Dio è Kavod, quindi Dio è gloria o forza. E vi leggo un piccolo testo da un autore rabbinico che commenta questo nome. Dice, quale compagna di vita Amram, il marito, si era scelto la zia Jochebed, nata nel suo stesso giorno. Era figlia di Levi e il suo nome, che significa divino splendore, faceva riferimento alla luce celestiale che irradiava dal suo viso. Commentario molto bello, come fanno i rabbini, che aggiungono e sviluppano il testo biblico. Molto bello. Ecco, il punto che io ho voluto sottolineare con questo titolo è che questa figlia di Levi è la madre biologica di Mosè, senz'altro, ma assieme a questa figlia di Levi c'è la figlia del faraone che in un altro modo diventerà anch'essa la madre di Mosè, possiamo dire la madre adottiva per dire qualcosa, però sono due figlie che allo stesso tempo sono due madri dello stesso bambino, questo è il punto, dello stesso bambino. E questo anche si trova nella Bibbia, è uno schema letterario che trovate, vi faccio l'esempio più chiaro. Ruth e Noemi, due donne che sono unite attraverso un unico figlio che è Obed. Due donne, un figlio, anche qui abbiamo lo stesso. Due donne preoccupate attorno a questo figlio, a questo Mosè. Quindi troviamo due figlie che sono due madri di Mosè e che si completano a vicenda. Seconda tappa, abbiamo qui un dipinto, è un mosaico molto bello di Rubnik e la madre del bambino. Quindi Jochebed, la madre di Mosè. Allora voglio concentrarmi sulla scena che abbiamo appena letto. La madre di Mosè non parla, non dice una parola, soltanto agisce. E io vi faccio ricordare le azioni, e quindi i verbi sono importanti, e sono tutti attivi. Concepire, partorire, vedere, nascondere. E sono le azioni che fa la madre e l'oggetto di queste azioni è sempre il figlio, sempre il figlio. Si tratta, questo racconto che abbiamo letto, tecnicamente parlando, di un racconto di nascita, un annuncio di nascita. Quindi è un testo che annuncia la nascita di un bambino che diventerà un eroe, diciamo una figura importante per il popolo di Israele. Lo stesso capiterà con Samuele, per esempio, per fare un altro esempio, figure importanti. Allora, in questo tipo di racconto sempre c'è un momento in cui il padre o la madre pone il nome
al bambino. Nel nostro testo però questo elemento è del tutto irregolare, perché il bambino riceve il nome più tardi e lo riceve non da suo padre né da sua madre, ma dalla madre adottiva, diciamo, dalla figlia del faraone. Quindi un caso specifico. Il testo non parla del nome, però aggiunge una informazione molto preziosa su cui mi voglio soffermare. La madre del bambino, dopo averlo concepito e partorito, vide che era bello. Tutte le mamme vedono il bambino bello, però il testo lo esplicita. Tov in ebraico, tov, è un aggettivo molto usato che vuol dire molte cose, ma una è bello, attrattivo, diciamo carino, tutto positivo, tov. E questa frase rimanda, adesso facciamo con i rabbini, rimanda a un testo che tutti conosciamo bene, Genesi 1, 2, 4, il racconto della creazione del mondo. Ricordate quando viene creata la luce, il primo giorno della creazione? Dio vide la luce e sarà buona, tov, e va avanti, anche buono, tov vuol dire anche buono. Quindi Dio crea ed è soddisfatto di quello che ha creato e lo trova anche bello e buono. La mamma del bambino ha la stessa, stesso sentimento. Lo guarda, lo contempla ed è bello e buono. Allora i rabbini commentano: alla nascita del bambino tutta la casa si riempì di una luce pari a quella del sole e della luna insieme. Bello, perché mettono insieme il riferimento alla Genesi. E uno immagina questo Mosè, no, carico da questa luce, perché la sua missione sarà una missione alla grande, per illuminare tutto il popolo. Allora la madre di Mosè si rende conto che nascondere il bambino può risultare pericoloso, certamente, e così reagisce freneticamente, con grande energia e affrettatamente prende un cestello di papiro, lo spalma di bitume, di pece, vi mette dentro il bambino e lo depone fra i giunchi sulla riva del Nilo. Tutte queste azioni sono narrate con grande cura, guardate bene, con tutti i dettagli, il che dimostra la grande preoccupazione della madre. Giochevet è ben decisa a salvare il bambino, fa tutto il possibile e guardate, lo fa da sola, almeno da quello che vediamo, lo fa da sola, senza l'aiuto del marito, di cui non sappiamo nulla, nulla. Sappiamo da altri testi che si chiama Amram, ma nient'altro. E di nuovo ci troviamo di fronte all'ironia del narratore. Il faraone aveva ordinato di gettare i bambini maschi nel Nilo e la madre di Mosè ubbidisce l'ordine. No, getta, ma lo pone. Lo pone sul Nilo. E lo fa però in maniera tale che il fiume, invece di essere luogo di morte, diventa luogo di vita e di salvezza. Queste sono le ironie della storia. Il fiume, che doveva essere la tomba di questo bambino, diventa la sua via di salvezza. E aggiungo ancora un altro particolare molto, molto bello. In ebraico, questo cestello si chiama Tebah. Tebah, va bene? È la stessa parola che si utilizza nel libro della Genesi, capitolo 6, per designare l'arca di Noè. Anche l'arca di Noè si dice Tebah. L'arca di Noè è immensa e il cestello è piccolino. Ma ricordiamo la storia: Noè costruisce un'arca enorme per salvare tutta la gente, tutto il popolo che può, e la madre di Mosè prepara un cestello piccolino, una piccola arca, per salvare suo figlio, che è la cosa più pregiata. Quindi non è una coincidenza banale, gli autori sanno scegliere le parole. E anche perché i due protagonisti, ricordate, Noè e Mosè, saranno salvati dalle acque. Quindi il loro destino è anche va parallelo. Ed ecco che arriviamo adesso alla sorella del bambino. Miriam appare nel versetto 4, abbiamo letto,
in una posizione strategica nel testo, quindi al centro, proprio in quel momento in cui, tecnicamente parlando, avviene la complicazione del racconto. Anche in un film c'è un momento in cui senza quello non c'è azione. Questo è la complicazione del racconto. Dice il testo: la sorella del bambino si pose ad osservare da lontano che cosa gli sarebbe accaduto. Prima cosa, la sorella del bambino, senza nome, emerge inaspettatamente, quando l'azione va avanti già da un bel po'. E nessuno di noi, noi perché lo sappiamo, si poteva immaginare che c'era una sorella, soltanto si è parlato di Mosè, quindi non potevamo intuirlo. La sua presenza è però tanto sorprendente quanto essenziale. Quindi, ed essa a collegare i due temi principali di questa storia: la madre biologica e la madre adottiva, la figlia di Levi e la figlia del faraone, Jochebed e Termutis. Quindi sono le due grandi figure, ma senza la figura intermedia della sorella del bambino la storia non va. E quindi con grande abilità letteraria il narratore utilizza questa figura della sorella per costruire una specie di, possiamo dire, di icona, un dittico a modo di contrasto, e lo faccio, diciamo, con dei flash. Abbiamo una figlia di Levi, quindi una ebrea e una egiziana, una schiava, l'altra libera, una di origine comune, l'altra di sangue regale, una povera, l'altra ricca. Una nasconde il figlio, l'altra lo trova. Una rimane in silenzio, l'altra parla. È un gioco. Quindi due donne separate, con due destini completamente separati, che si incontrano grazie a una terza donna, la sorella del bambino, che funge da intermediaria. Ma guardate bene che il testo non vuole dirci il nome. È la sorella del bambino, è la fanciulla, ma mai viene chiamata con il nome, mai si dice che si chiama Miriam. Uno deve aspettare al capitolo 15 per sapere che questa è Miriam. Sono tutte le strategie dei narratori. E parliamo adesso di Miriam, di questa figura intermedia. È una figura molto ammirata nella letteratura rabbinica, molto ammirata. E qui potrei raccontare molte cose, ma non voglio stancarvi, ma una barzelletta ve la faccio. Cioè, per i rabbini Miriam sarebbe stata un modello perfetto di donna, ma non lo fu, purtroppo, per due motivi: non si sposò, né ebbe figli, e inoltre mormorò contro Mosè, suo fratello. Allora i rabbini dicono: se non fosse stato questo, Miriam sarebbe stata una delle poche donne sulle quali i rabbini non avrebbero da dire niente di male. Ma peccato, neanche lei ci riuscì, neanche lei. Era quasi perfetta, quasi, quasi perfetta. I rabbini sono, diciamo, divertenti, diciamo così. Torniamo però al nostro testo. Dal punto di vista narrativo, della storia, non c'è alcun collegamento tra le azioni della madre e di sua figlia. Io nella slide precedente ho separato i versetti, li poteva aver messo insieme come nella Deplian che abbiamo, ma ho voluto separarli perché il versetto 4 sta lì in mezzo, ma non ha un collegamento, e quindi forse, dicono alcuni esperti, il narratore ha voluto indicare con questo stacco che Miriam, la sorella, ha agito indipendentemente dalla madre, dalla famiglia, ha agito di propria iniziativa. C'è un'autrice che difende questo, in maniera solidale ma indipendentemente. Ce n'è un'altra, ci sono gruppi, dove dice che la madre e la sorella di Mosè tracciano un piano per salvare il bambino, ma il testo non lo dice, è vero, il testo non lo dice. Non lo dice affatto. La mia posizione: anche se il narratore tace al riguardo, questa strategia comune tra madre e figlia
ci sembra, o almeno mi sembra, se teniamo conto del contesto, del tutto logica e comprensibile. Ma non posso affermarlo perché il testo non lo dice. Ma voi sapete benissimo che i testi tacciono su tante cose e raccontano quello che vogliono. Allora, quello che tacciono, quindi i silenzi, sono la parte più interessante, perché lì uno può creare, sviluppare, fantasticare, ed è lecito, lo possiamo fare, ma non possiamo dire che il testo dice quello. Siamo noi che ipotizziamo, ma a me sembra che sia del tutto logico pensare che la mamma e la sorella maggiore hanno anche pensato a quel piano. Allora, analizziamo adesso l'atteggiamento della sorella di Mosè. Dice il testo che si pose ad osservare da lontano. Da lontano, si pose ad osservare da lontano. Il verbo ebraico che sta sotto vuol dire mettersi in piede o essere in piede. Quindi indica una determinata presa di posizione. Il soggetto prende posizione perché è in tensione, una tensione provocata dalle circostanze. In un momento di pericolo il soggetto prende posizione, e questa è la sfumatura del nostro testo. E vi posso fare un altro esempio. Esodo 14:13, quando Israele si trova in una situazione disperata perché minacciato sia dal mare sia dall'esercito del faraone, allora Mosè incoraggia gli israeliti che sono impauriti e dice loro: non abbiate paura, state fermi e vedrete la salvezza del Signore. State fermi, è lo stesso verbo che viene utilizzato nel nostro testo. Si pose, dice, ad aspettare, no? Si pose, si mise ad aspettare. Indica una tensione che ha dentro di sé questa persona e prende posizione anche fisicamente, anche fisicamente. Quindi, di fronte al rischio di perdere il fratellino, lasciato fra i giunchi della riva del Nilo, Miriam si colloca in piedi per presenziare l'azione di Dio in favore di Mosè. Anche se Dio non viene menzionato nel testo, la sua assenza esplicita indica la forma implicita con cui si fa presente. Il fatto che non venga menzionato non vuol dire che Dio non ci sia. Quindi la madre e la figlia aspettano, erano ebree, credenti nel Dio di Israele, aspettano un qualche intervento di Dio, quindi la provvidenza, diciamo noi, no? Hanno fatto il meglio che hanno potuto e poi lei si mise lì ad aspettare cosa sarebbe accaduto. Da lontano, un'altra parola importante, da lontano, anche se molti preferiscono la traduzione ad una certa distanza, si mise ad aspettare ad una certa distanza. Tuttavia, il termine ebraico può avere una dimensione extra di significato, cioè può significare inaccessibile, così lontano che diventa irraggiungibile, inafferrabile, impenetrabile. Quindi io direi, in altre parole, più che di una distanza quantitativa, si tratterebbe di una distanza qualitativa. Era un momento critico. Cosa fare? Manda il bambino e aspetta. Quindi totalmente indifeso, il bambino è destinato a morire senza che nessuno possa far niente per impedirlo. Vi commento anche una esegeta americana, dice: sembra legittimo supporre che l'autore intende suggerire che la sorella di Mosè si mise in quel luogo per vedere come Dio avrebbe reagito in una tale circostanza. Non lo sappiamo, Dio non viene menzionato, ma tutto punta verso questa possibilità. Riassumendo, la prima apparizione di Miriam in Esodo 2 è strettamente legata alle acque del Nilo e a suo fratello, e così anche sarà la seconda. In Esodo 15, come ho detto prima, dopo il passaggio del mare. E vedete, c'è una bella inclusione. La prima parte dell'Esodo incomincia con la presenza femminile e finisce con la presenza femminile, Miriam. Miriam e le altre,
e nel cantico anche Miriam. Guardate, se in Esodo 2, se nel nostro testo Miriam si sofferma per sapere che cosa accadrà, lei aspetta la salvezza del bambino, in Esodo 15 sa già cosa sia accaduto e quindi canta e ringrazia Dio perché ha salvato il popolo. Ecco, lei assieme a Mosè sono testimoni della liberazione del Signore. E poi scatta quel cantico bellissimo. Ci manca la figlia del faraone. La figlia del faraone. Che sappiamo, bueno, è molto probabile che sia Termutis. L'immagine è tratta fatta di Marc Chagall, questo artista ebreo, è vissuto in Francia per tanti anni e che ha questo modo così particolare, così bello, no, di dipingere la scrittura. Quindi questa è la figlia del faraone. E questo è, arriviamo al centro della storia, questa principessa dall'Egitto scende per fare il bagno mentre le sue ancelle passeggiano sulla sponda. L'unica che però scopre il cestello è la principessa, le altre sono distratte. E guardiamo con attenzione le azioni che la principessa compie. Guardiamo i verbi, come prima: scende al fiume, vede il cestello, manda una sua schiava a prenderlo, apre il cestello e vede il bambino che piange. E in un batter d'occhio passiamo dalle azioni ai sentimenti. E dice il testo, essa ne ebbe compassione. Bellissimo. E poi alle parole, è un bambino degli ebrei. Fatti, sentimenti e parole. E almeno a me questa azione, no? Anche un'azione dopo l'altra della principessa, mi fa pensare alle azioni della madre che abbiamo visto prima, quando preparavano il cestello. Quindi della principessa conosciamo le azioni, ma anche i sentimenti. Anche i sentimenti. E la principessa conosceva le ordini di suo padre, sapeva cosa il faraone aveva ordinato, certamente. Era un decreto terribile e lei è disposta a disubbidirlo, senza alcun rimorso. Quindi, dal punto di vista narrativo, è lei che tira i fili. Gli altri personaggi, la madre e la sorella, dice una esegeta, sono immobilizzati, come se fossero fermati nell'immagine di un film. Quando si bloccano l'immagine rimane ferma, cioè, è la principessa che adesso mette in moto tutta l'azione. Ed ecco qui un particolare che vi voglio far notare, non l'ho scoperto io, l'ha scoperto una collega mia, una esegeta spagnola, Mercedes Navarro, che spiega molto bene come l'atteggiamento della principessa di Egitto è lo stesso che ha Dio con il suo popolo. Mi spiego. La principessa vede il bambino, ha compassione e decide salvarlo. Non gli importa che sia degli ebrei, è un bambino. Ok. Cosa fa Dio con il popolo? Viene raccontato anche in Esodo 3. Vede la sofferenza del popolo, ascolta il suo grido, ne ha compassione e decide di scendere, diciamo così, no? A liberarlo, a salvarlo, e così fa. Quindi, salvando le distanze, quindi ambedue i personaggi, Dio e la principessa, hanno lo stesso atteggiamento davanti ad uno o a un popolo che soffre. Quindi davanti alla sofferenza reagiscono prima con la compassione nel cuore e poi con l'azione concreta. Salvano, salvano. Ecco allora che arriviamo al versetto 7, dove si produce l'incontro tra la sorella del bambino e la figlia del faraone, che stava lì a aspettare, no? Che le cose... È un incontro narrativamente inaspettato, ma preparato già in anticipo. E quindi in un primo momento pare che l'iniziativa di salvare il bambino venga dalla principessa. Invece non è così, noi sappiamo che non è così, Miriam si avvicinò alla principessa e le fece una domanda che in realtà non era tale, ma un suggerimento per risolvere la situazione.
devo andare a chiamare per te una nutrice tra le donne ebree perché allatti per te il bambino? Quindi sta preparando la situazione. Ma guardate il testo ebraico dice lecha, lecha, per te, che di per sé non c'è bisogno, in italiano non c'è bisogno. Devo andare a chiamare per te una nutrice tra le donne ebree perché allatti per te il bambino? Non è bello, ma rispecchia l'ebraico, c'è in ebraico. E quindi la ripetizione di questo per te, dopo chiamare e allattare, fa pensare ad una persona che sta al servizio di un'altra, fare le cose per lei, fare le cose per te. Quindi in realtà i due per te sono per me, per noi, per me e mia mamma. Allattare il bambino per te, no, allattare il bambino perché vogliamo che sopravviva. Quindi, in altre parole, la soluzione proposta dalla sorella è adeguata per tutti. Grazie a sua sorella, dunque, Mosè sarà salvato dalla morte. La principessa è ragionevole, accetta la proposta senza vacillare, anche se risponde con un secco va, tipico delle persone che hanno autorità. Va, faccio una concessione, va. E il comando espresso tramite una sola parola della principessa si contrappone agli ordini arroganti e irrazionali di suo padre. Quindi con una sola parola ha salvato questo bambino. Quindi in un solo respiro annulla l'autorità del padre e contribuisce ad un movimento di ribellione che porterà infine alla distruzione dell'intero esercito egiziano. Così sarà. La reazione di Miriam non si fa aspettare, obbediente, essa andò a chiamare la madre del bambino, quindi sua madre, e il dialogo tra la fanciulla e la principessa è pervaso di ironia, come tutto il racconto. Quindi il faraone è stato burlato non solo da una figlia di Israele, ma perfino della propria figlia, che non esita a disubbidirlo. Lei non sa però che la balia degli ebrei è in realtà la madre biologica del bambino. È tutta una messa in scena piena di questa ironia del narratore per far vedere come i piani di Dio alla fine si compiono. Allora, arriviamo quindi alla fine del nostro percorso e qui possiamo passare all'altra immagine. Conclusione, qui ho voluto mettere questa immagine che è bellissima dalla sinagoga di Dura Europos dal secolo III, dove viene messa in scena tutto questo testo. Stanno tutte le donne e perché il lettore capisca bene anche il bambino viene ripetuto prima quando le due levatrici lo salvano e poi quando la principessa lo prende in mano dal fiume. È molto molto bello, è uno dei pochi che mettono insieme tutta la scena, perciò l'ho voluto riscattare per oggi. Allora, dopo questo, diciamo, intelligente intervento, Miriam sparisce completamente dalla scena. E da questo momento in poi gli eventi si sviluppano già velocemente. Quindi l'ironia del narratore si nasconde dietro ogni parola, insisto. Per primo la figlia del faraone decide di pagare una certa quantità di denaro alla madre del bambino. È carino, quindi fa un po' di soldi allattando il proprio figlio. Quindi senza pronunciare una sola parola la madre accetta, si suppone che con molto piacere, no? L'ordine della principessa, allatta il bambino e sappiamo che Mosè viene adottato dalla principessa egiziana ed essa da madre, come se l'avesse partorito, gli assegna il nome di Mosè. Qui ci sono tanti studi per capire esattamente cosa significa Mosè. Di solito noi diciamo salvato dalle acque, però lì stanno gli studiosi, i filologi soprattutto, a vedere tutta lo sviluppo di questo nome. Comunque l'associazione è quella, è come Noè, che è stato salvato dalle acque. Quindi
Il bambino destinato a liberare Israele dal giogo egiziano fu cresciuto nella propria casa dell'oppressore, cioè nel palazzo del faraone e sotto la custodia della principessa. Queste sono le ironie della vita. Così. Lui salverà suo popolo dagli egiziani, ma lui da dove è stato cresciuto, dove ha ricevuto l'educazione? Proprio dagli egiziani. Proprio. Perciò la figura di Mosè è molto interessante, perché ha una doppia, non dico che abbia due volti, ma ha due esperienze insieme. Questo anche capita nelle persone, no, che tante volte sono cresciute in un paese, poi sono andate ad un altro, o la mamma di un paese, il papà di un altro. Sono personalità molto, molto ricche, ma che hanno anche delle tensioni, no, perché hanno diverse dimensioni da contemplare. Ripeto, la storia ha un happy end, grazie a una donna, e adesso qui faccio una riflessione dell'insieme, una donna che appare nel palcoscenico biblico dal di dietro, senza una genealogia che la protegga, senza un annunzio della sua nascita o di un rituale per porle il nome, un nome che dall'altro non ha, almeno nella nostra storia. Miriam sembra proprio un personaggio secondario. Appare all'improvviso, quando nessuno si avrebbe mai aspettato la sua apparizione, e in piedi contempla la scena da lontano. Con il suo agire intelligente e la sua parola saggia ed opportuna, riesce ad unire due donne molto diverse per uno stesso scopo: salvare la vita di un innocente. Dopo aver compiuto la sua missione, la nostra protagonista sparisce in silenzio. Umanamente parlando, la storia dell'Esodo deve il suo inizio non a Mosè, ma a Miriam e alle altre donne che l'hanno aiutata. Io dico che la pazienza di Miriam si è convertita in speranza. Speranza di vita per il bambino, speranza di vita per la famiglia, speranza di vita per il popolo di Israele. E io direi speranza di vita anche per tutti noi oggi che ancora rimaniamo colpiti da questa storia e da questo straordinario personaggio. In questo nostro mondo, attanagliato dalla paura e la violenza, da despoti accecati di potere e avidi di sangue innocente, la storia della sorella anonima è soprattutto una iniezione di speranza. Così lo interpreto io. Miriam ci incoraggia a non smettere di lottare in favore della vita, a non avere paura di perdere le nostre sicurezze, ad agire in solidarietà e a utilizzare la nostra sagacità per difendere la giustizia, a saper sperare il momento opportuno, a fermarsi e contemplare da lontano prima di agire, a non vivere di vane illusioni, ma ancorate nella speranza. Ma Miriam non va contemplata isolatamente, sottolineo questo. Essa fa parte delle donne di Esodo 1-2, le donne del prologo dell'Esodo, le levatrici, le donne che partoriscono, una madre e una figlia, una schiava ebrea e una principessa egiziana. Scavalcando le barriere imposte dalla nazionalità, la cultura, la società, io direi, e perfino l'età, tutte interagiscono solidariamente per attingere il loro scopo, sempre lo stesso, difendere la vita dei piccoli, degli indifesi. Ognuna a modo suo lotta contro il potere del faraone. Faraone è il male, sono i potenti di tutta la storia, che impaurito vuole assicurarsi il potere con la morte degli innocenti. Senza perdere tempo in inutili richieste o soluzioni conciliatorie, tutte queste donne scelgono la disubbidienza civile, fra virgolette. Quindi donne apparentemente inoffensive che in realtà sono sagacemente sovversive. E quindi penso che sia un testo lontano, certamente, da noi, ma è un testo molto vicino. Perché se uno sa entrare nei fili, nel palcoscenico del testo, è un testo attualissimo, più che attuale, più che attuale. E quindi possiamo finire, ma forse vi faccio
un ultimo flash per concludere, perché poi lo utilizzeremo anche nella preghiera. Vorrei fare un salto nel secolo, nel tempo, e abbinare la figura di Miriam, la sorella di Mosè e di Aronne, con Maria di Nazaret, anche perché portano lo stesso nome, Miriam è lo stesso nome. E vi do, niente, sono due punti e concludo. Sono nate nello stesso paese, sono due figlie di Israele, portano lo stesso nome. Maria di Nazaret è una giovane giudea che concepirà e partorirà anche un bambino che sarà un eroe, diventerà il salvatore del mondo. Quindi ci sono molti punti di contatto. I Vangeli, sappiamo tutti, parlano poco di Maria, pochissimo. Un po' nei Vangeli dell'infanzia, i due primi capitoli di Luca e di Matteo, e poi Giovanni nelle nozze di Canaan e Maria ai piedi della croce. Basta, sono i grandi testi. Ma Maria appare nei momenti cruciali della vita di Gesù. Ricordiamo la nascita, l'inizio del ministero pubblico e la morte in croce. E lo stesso accade a Miriam. Pensiamoci un attimo. È presente quando suo fratello Mosè è ancora bambino, poi nell'evento più importante della sua vita, il passo del Mar Rosso, e anche nella dura esperienza del deserto. Staranno sempre insieme. Quindi i Vangeli tacciono sulla morte di Maria e di Miriam invece abbiamo soltanto la notizia che muore in un certo momento. Quindi Miriam e Maria di Nazaret sono state due donne che si sono lasciate guidare dallo Spirito del Signore e hanno avuto il coraggio di compiere una missione unica nella storia del suo popolo. Io direi una missione rischiosa, però decisiva. E adesso faccio così, mi piace fare dei flash uno dietro l'altro. Ambedue sono unite alla sorte di un bambino, Mosè e Gesù. Un bambino destinato a essere salvatore del popolo, nel caso di Mosè, salvatore del mondo, nel caso di Gesù. Ambedue sono unite dalla sofferenza causata dal bambino, la sua infanzia, la sua educazione, il suo destino. Tutte e due sono state preoccupate per questo bambino. Ambedue sono dovute scappare da una persecuzione contro gli innocenti. Miriam fugge dall'Egitto a causa del faraone e Maria di Nazaret fugge verso l'Egitto a causa di un altro faraone, di Erode, che li perseguita. Ambedue hanno dovuto attendere in silenzio, confidando nel Signore e senza capire del tutto la logica degli eventi. E in più, esse hanno dovuto soffrire la incomprensione da parte del fratello o del figlio. Faccio un esempio. Le mormorazioni, nel caso di Miriam, che si sente in difficoltà perché il Signore soltanto ascolta Mosè e non ascolta Aronne e lei, o Maria di Nazaret, per esempio, nell'episodio Gesù ritrovato nel Tempio, il figlio ai 12 anni che scappa, va al Tempio senza dir niente, questo provoca anche una crisi nella famiglia. Quindi, donne di azione, di speranza e di poche parole. Hanno parlato soltanto quando è stato necessario. Quindi in un mondo che ci offre tanti motivi per disperare, tanti, queste due donne ci offrono il contrario. Sono donne di speranze e sanno comunicarla ai suoi, al popolo, alla storia, al mondo intero. E finisco con un invito. Miriam cantò assieme alle altre donne il canto del mare. Maria di Nazaret cantò il Magnificat. E quindi la mia sfida per voi e per noi oggi è: e noi quale cantico cantiamo? O siamo così delusi, senza speranza, che non abbiamo neanche la grinta di cantare? Quindi è una sfida per pensarci un po' su tutte le vicende della nostra vita.